sono qui con il Specialized nuovo PC, è una Turbo Levo SL, significa super leggera, è l'ultimissima generazione bici elettrica leggera, peso totale ridotto, quasi 4 kg, confronto una bici elettrica normale. Questa è la generazione 2 della Turbo Levo SL. Questa ha un telaio in carbon, viene montato con una batteria interna di 320 watt e poi ha la possibilità di aggiungere una bottle battery da 160 watt, significa un totale di 480 watt. Praticamente l'idea di questa bici elettrica non è di spingere te sul sentiero, ma di duplicare il forza delle gambe per una sensazione più tradizionale. Un motore nuovissimo da Specialized, è leggera, più compatto e con un coppia elevato confronto alla generazione precedente. So, questo viene con un motore che ha 50 Nm di coppia, ancora 250 watt, ma 50 Nm di coppia, quasi 20 Nm in più. Questo viene in linea con altri motori sul mercato, leggero adesso. Adesso Specialized sono competitivi con la concorrenza con questo design. Specialized piace creare le bici in una misura che le puoi adattare per il tuo stile di guida. Questo è un trail bike o mountain bike, non è un enduro bike. Allora, significa, prendendo questo in considerazione, ha la possibilità per ogni rider per decidere come vuoi montare queste bici. Queste viene per esempio montato qui con un ruote anteriore di 29, posteriore 27,5, ma li puoi anche montare 29 anteriore, se hai la possibilità in questa maniera. Qui hanno montato un 36, poi abbiamo un sterzo di 64,6 gradi, ma hai la possibilità di cambiare come vuoi, so, incluso dentro il pacchetto, dentro la scatola, sono i pezzi per mettere più uno o meno un grado sullo stereo di sterzo. Ho già io montato come meno un grado, significa 63,6 gradi sullo sterzo. Questo significa che vorrei un po' più aperto, perché il mio stile di guida è più flow, più aperto. È un ottimo bici per modificare queste cose. Questa è la misura S4. Come montaggio abbiamo cerchi di Specialized. Questa è la versione Comp. Questo è il Comp Carbon, che viene a 7.900 euro. È un prezzo per questo montaggio abbastanza buono. Poi in quest'anno ho notato anche, hanno aggiunto un display con il LCD quest'anno per la Master Control Unit. Il sistema elettronico anche è nuovo, perché adesso c'è un nuovo app di Specialized dove li puoi configurare le bici con tutto il tuning che vuoi, per la risposta del motore, la spunta. Anche li puoi modificare le diversi display mode disponibile, decidere come cosa vuoi vedere voi. Una rifinitura proprio bellissima. In questo dove vedo proprio il lavoro in il design, anche perché questo è un bici, anche se il Comp SL è di qualità. Come sospensione abbiamo la Float Performance X su posteriore, anche anteriore abbiamo la Fox Rhythm 36. So, questo è un sistema di sospensione performante, ma non di alta gamma, ma è tutto il settaggio possibile che ci serve per mettere a posto in discesa. Come freni abbiamo la Code RS, anche come sistema trasmissione abbiamo la SRAM GX 12 velocità. Abbiamo un reggisella X-Fusion, abbiamo un manubrio in alluminio. La batteria del bottle battery è molto interessante, perché lì puoi anche, come oggi non mi serve perché stiamo facendo un sentiero abbastanza corto, lo posso smontare e c'è il collegamento con la bici, li puoi proprio smontare facilmente. Questa batteria anche dà l'opportunità di viaggiare con questa bici elettrica anche in aereo, perché li puoi smontare le batterie interne e portare solo questi con voi, anche li puoi portare su aereo. Allora ragazzi, sto pedalando senza la bottle battery perché volevo capire proprio bene il peso di queste bici e il motore. Prima impressione in sella che questo motore spinge, sì, veramente di più confronto la vecchia versione. Si sente proprio un spunta significato. Quando si inizia a pedalare, la potenza non viene boom subito, viene dopo leggermente. C'è una risposta un po' più soft confronto un bici elettrica tradizionale full power. Il motore, come rumore, si può capire, eh? C'è, ma non è
esagerato. Allora, sul tecnico, dove vedi la leggerezza di questa bici, è facilissimo oltrepassare queste rocce. Una cadenza più alta è sempre severa. Il motore non spinge come un motore normale, ma spinge molto di più confronto al vecchio motore. Sì, con 50 Nm è decisamente meglio. Questo sicuramente è un bici trail, si sente anche la geometria, anche se è leggermente più aperto. Non sento mai in difficoltà. Sono in turbo qui, ma sento che ho tutta la potenza necessaria per questo stile di bici. Visto che alla fine salite così, che non sono ripide ma sono normale trail, c'è la giusta quantità di potenza e coppia. Non è esagerato, si sente di più nelle gambe, non si sente che sei su un bici senza motore. Ho visto anche la differenza con i 50 Nm di coppie, è molto più vivace questo mezzo confronto al modello precedente. Durante la discesa abbiamo visto che questa bici elettrica è diverso confronto uno full power. La differenza si vede nello stile di guida. Abbiamo visto che invece il rider che segue la bici, il mezzo, è più che il mezzo segue il rider, specialmente quando fai gli ostacoli o fai gli salti o anche durante l'entrata e uscita delle curve. La bici è molto più, diciamo, facile di guidare. Allo stesso momento, quando fai errore, si sente l'errore di più. Il vantaggio delle bici elettriche pesante è quello di essere resistente alle piccole errori. Paradossale che le bici elettriche in un modo sono più facili, sono più piacevole a guidare, in un altro modo sono più difficili. Allo stesso momento, come guida, anche con la geometria moderna, con una stereostezza un po' più aperta, questa bici è diventata proprio un all-mountain vero trail bike. L'autonomia di queste bici elettriche è molto simile a tutte le altre bici elettriche leggere, confronto alle bici full power, questa è simile se usi l'extender. Praticamente tutto dipende su anche il peso del rider, dove pedalare. Come oggi uso solo batteria interna e questo anche va bene per almeno 700-800 metri di dislivello, anche per un rider come me di 90 kg. Mi piace anche su questa versione il fatto che adesso hai il display, è un sistema che funziona meglio confronto al sistema precedente. Come sospensione, con 160 mm anteriore, 150 mm posteriore, onestamente è stato ottimo. Per me questa è un bici che mi piace veramente molto. Praticamente è disegnata anche come prezzo per un rider serio. Questa ha un altestamento buono che funziona bene per tanti diversi tipi di utilizzi. La bici ha fatto quello che ho chiesto. È proprio un bici elettrica che mi amo. Specialized sono una delle top marchi. Grazie ragazzi per guardare il nostro video. Non dimenticavati di fare un bel like, scrivere un commento, anche sottoscrivere il canale. Grazie mille e ciao!